Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Tiziano Ferro ha condiviso un messaggio social carico di dolore, parole estremamente toccanti che racchiudono il dolore per questo momento. Ci sono passi della vita che nessuno vorrebbe mai trovarsi nella condizione di dover affrontare. Talvolta sono inevitabili. Sono momenti su cui non si ha un potere specifico e che bisogna abbracciare nella consapevolezza e con la serenità di non poter intervenire. Dalle parole di Ferro che non affrontava già un buon momento, questo avvenimento cade chiaramente con un peso maggiore tanto sulla sua vita privata che sulla sua carriera artistica. Comprensibile attimo di dolore per tutta la famiglia, come si lascia ben vincere dalle parole. Il dolore di Tiziano Ferro, il messaggio strappalacrime. Il cantante ha voluto rendere partecipi i fan, come è solito fare tramite i canali ufficiali, anche per evitare il gossip e la narrazione al di fuori delle sue parole. Lo ha fatto con un messaggio semplice e incisivo che racchiude, insieme ad uno scatto in bianco e nero, quello che è il suo tormento interiore di questo momento. L'annuncio ufficiale della fine del matrimonio. Un punto di svolta che segna però un nuovo capitolo della sua vita. Una crisi culminata con una decisione difficile per una famiglia che ha da gestire in primo luogo due bambini piccoli. Una realtà con cui tanti si trovano a fare i conti e che risulta sempre devastante, che tu sia un cantante famoso in tutto il mondo o una persona qualunque. È andata così. E preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici. Prima che possa trapelare e diventare l'ennesimo pettegolezzo sterile. La nostra storia è ufficialmente conclusa. Non è la fine del mondo. Non è un massacro. Non è un fallimento, se non lo vogliamo. È un lutto, si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa. Grazie Vic. Scrive tra le altre cose Tiziano Ferro in questo messaggio che sembra un lungo addio ma anche il riconoscimento di tutti i momenti di gioia reciproca che si sono potuti regalare in questi anni. La parola fine è segnata, come si evince, dall'ufficialità del divorzio, la fine della storia infatti era già stata comunicata dal cantante che aveva però spiegato come fosse tempo poi di dover fare i passaggi burocratici del caso, anche perché la coppia ha vissuto dopo il matrimonio negli Stati Uniti e quindi per Ferro era impossibile portare i bambini in Italia prima che tutto fosse definito dal punto di vista legale. Tiziano Ferro e Victor Allen si erano sposati nel 2019 dopo 3 anni di fidanzamento. La coppia si era conosciuta nel 2016 per le riprese di un videoclip. L'ex marito di Tiziano Ferro era un consulente Warner, oggi è proprietario di un'agenzia di marketing a Los Angeles.